Buongiorno, gradito anche questo ritorno al presidente nazionale della WISP Tiziano Pesce. Ciao Tiziano, buongiorno. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche a te una piccola domanda, visto che insomma il trad union di questa trasmissione stamane sulla Superlega. Devo dire che ora Giorgio Sanduli ci ha spiegato un po' tutto quello che è, perché lui le carte le ha lette, sono anche tante e le sta ancora studiando proprio in queste ore. Però l'idea che ti sei fatto tu, tutto questo clamore, anche questa ubriacatura di cifre, di partite gratis, no? di grandi che si scontrano, visto invece da chi arriva dalla base e ne è paladino, portatore di grandi valori, cos'è? Qual è? Ma intanto Ugo, complimenti per la trasmissione, anche questa mattina ho sentito contributi come sempre molto interessanti, sempre un grande piacere ascoltare le parole grazie a voi. Del professor Sandulli, che credo in pochi minuti abbia tracciato una fotografia molto nitida della situazione che condivido in pieno. C'è sempre questo, come dire, tema che abbiamo anche vissuto in quest'ultimo anno, soprattutto sul fronte della riforma del sistema sportivo, la riforma legislativa del sistema sportivo italiano, che porta spesso a pensare come, diciamo, l'ambito sportivo sia un po' un ambito extraterritoriale anche dal punto di vista. Si organizzano tra loro e si pensano tra loro. Assolutamente. Credo che questo vada, come dire, superato, proprio come il professor Sandulli ci ha detto poco fa. E poi che dire, io sono fresco della partecipazione a un momento di approfondimento la settimana scorsa a Padova, organizzato da Sport for Society con Amnesty International. Era con me un'altra voce della radio eccezionale come Riccardo Cucchi, che la settimana scorsa era qua con noi, tra l'altro. Benissimo, che ha, ovviamente abbiamo parlato anche del suo libro, proprio Un altro calcio è possibile. Un altro calcio è possibile, che consiglio assolutamente per gli ultimi regali di Natale, tra l'altro, che fissa in maniera veramente eccezionale quanto lo sport, quanto il calcio, in questo caso soprattutto, sia passione. E allora c'è da mettere veramente attenzione verso i tifosi, si diceva con Riccardo, tifosi che in qualche caso iniziano anche a stufarsi di è uno dei temi. Il tema anche non secondario in questa fase storica che stiamo vivendo, sempre più complicata per tante famiglie, dei costi di accesso alle varie piattaforme. Quindi io credo che appunto questo fatto di cronaca, di attualità di questi giorni, debba quantomeno per il nostro paese mettere un po' di decisori politici del mondo dello sport, del mondo del calcio, ma anche proprio decisori politici, il governo, ecco, di fronte all'obbligo di fare approfondimenti, all'obbligo, ecco, di tornare un po' anche all'essenza del vero calcio. E intanto la WISP, leggo proprio dal vostro sito, che è super informato, super aggiornato, eccetera, non si ferma mai, neanche durante le feste. Sì, proprio così. Abbiamo proprio voluto, con l'agenzia, l'ultima agenzia dell'anno, WISPress, partita ieri sera, voluto, ecco, sottolineare, insieme agli auguri ovviamente a tutta la nostra rete associativa, come la WISP, appunto, hai detto bene, non si fermi mai, neanche durante le feste. Sono tanti gli appuntamenti di sport per tutti, di sport sociale, che caratterizzeranno i prossimi giorni, le prossime settimane, sino ad arrivare all'Epifania, per poi ovviamente il giorno dopo riprendere tutte le attività, diciamo, tradizionali, istituzionali, tutte le attività corsistiche delle nostre associazioni e società sportive affiliate. Ma nei prossimi giorni sì, abbiamo in calendario alcune, io direi proprio chicche, anche alcune iniziative molto particolari da nord a sud del nostro paese. Vado a memoria, ricordo proprio oggi pomeriggio, in questo caso andiamo in Calabria, a Castrovillari, ci sarà una iniziativa particolare di competizione amatoriale di arrampicata boulder di Natale, distruggi il muro, perché questo è il tema che abbiamo con la WISP di Castrovillari, con l'associazione Grado Zero, proprio dato a questa iniziativa, ecco, distruggi il muro che limita le libertà, il muro dei limiti fisici e mentali, e poi tante, tante altre. Il giorno festa, direi proprio il giorno di Natale e non di più, perché il giorno di Santo Stefano, per esempio a Firenze, avremo l'evento podistico, il 12° trofeo Santo Stefano,
A Bologna, sempre martedì 26 dicembre, avremo la pedalata in bicicletta, Babbi Natale in bici, ma poi ci spostiamo a Cagliari con tante iniziative. A Cagliari, sempre il 26, avremo la Curria Pirri Possantus Tevini, nella municipalità di Pirri. E poi torniamo in Toscana con tutte le iniziative del Winter Camp Wisp, poi possiamo passare in Piemonte, dove il comitato di Bracuni addirittura il 1 gennaio, ecco, mette in campo questa iniziativa, questa passeggiata e questa corsa non competitiva, proprio diciamo così, anche per contribuire smaltire. A smaltire cene, pranzi degli ultimi giorni. Sì, si porta avanti sempre già. Il 1 gennaio un'altra manifestazione veramente storica. In questo caso ritorniamo al sud, a Bari, e il Capodanno si passerà con la Marcia Longa, un'altra passeggiata ludico motoria, classico, che veramente addirittura partirà nella piazza antistante la Basilica di San Nicola. Come sempre un grande appuntamento. C'è grande gioia, c'è grande voglia di stare insieme, e posso dire con il presidente della WISC, però, che anche quest'anno, con tanti temi legati alle guerre in giro per il mondo, la WISP ha fatto anche sempre sentire la sua voce, che chiede la pace in modo, diciamo, incondizionato, e che ha unito proprio la sua potenza sportiva al veicolare anche queste che sono richieste quanto mai più importanti di tutto. Assolutamente, Ugo, ogni giorno, prima citavo Amnesty International Italia, ma cito AOI, che è l'associazione delle ONG italiane di cui WISP fa parte, quindi tutti i giorni siamo al fianco di queste grandi reti con il forum del terzo settore, impegnati a portare il nostro contributo per dire cessate il fuoco. Purtroppo stiamo vivendo dal 7 ottobre questa tragedia del conflitto israelo-palestinese, ma soprattutto la tragedia nella striscia di Gaza, la contabilità, usiamo questo termine, delle morti, ma crudo. È una contabilità purtroppo terribile, ma proprio la settimana scorsa, sabato scorso, abbiamo voluto aprire il nostro Consiglio nazionale facendo un passaggio su questo e ricordando anche, oltre al conflitto e alla situazione in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, che da un punto di vista mediatico sembra quasi, come dire, essere sparita. Siamo abituati. Purtroppo noi, ma abbiamo loro anche, non credo. Assolutamente, abbiamo anche ricordato come nel mondo ci siano oltre in questo momento 50 conflitti e guerre aperte, appunto dall'Ucraina al Sudan, dalla Siria al Congo, e dal Corno d'Africa all'Afghanistan, all'Iran, quindi guerre, conflitti e paesi dove le violenze, le discriminazioni, il non poter esercitare, ecco, diciamo così, i più elementari diritti umani, purtroppo è l'attualità di ogni giorno. Chiaro. Poi abbiamo ricordato anche, rispetto ad alcuni dati che sono stati proprio pubblicati nei giorni scorsi da Save the Children, in questo rapporto Stop the War on Children, quanti siano, ecco, i minori che hanno subito violenze nell'ultimo anno, e i minori che vivono in zone di guerra. Dati anche questi veramente drammatici. Se pensiamo che un bambino su 6, quindi in totale oltre 450 milioni, nel 2022 ha vissuto in zona di guerra. Dobbiamo ricordarcelo in questo Natale, che in questa parte del mondo, grazie a Dio, è veramente ancora tranquillo, e non dobbiamo mai scordarci di questa grande, grande fortuna, possibilità che abbiamo nelle nostre vite. E il WISP ci ricorda anche questi temi, facendoci fare del bello sport dal nord al sud del paese. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, grazie, buon Natale e a presto. Grazie Ugo, i più sinceri auguri veramente da me, da tutta la WISP, a tutti i tuoi radioascoltatori, a te e a tutto il gruppo in Blu 2000. Grazie ancora.